Ciao a tutti, ecco, come prima cosa vi faccio vedere una realizzazione e un video che ho già fatto con questa scheda. Ho realizzato un impianto di irrigazione automatico Wi-Fi. Se avete voglia potete andare a cercarlo nel mio canale. Vi ricordo sempre di iscrivervi e di lasciare un like se vi piace il video. Adesso parliamo di questa scheda Wi-Fi Relè. Questa scheda ha la particolarità di avere dei relè molto potenti che possono sostenere dei grossi carichi, ma è semplicissima da programmare e vedremo come fare. Vi faccio notare che ci sono due tipi di schede identiche nella loro conformazione relè, ma nell'alimentazione sono diverse. Una funziona a 220, cioè direttamente collegata con la linea elettrica di casa. Un'altra invece, un'altra scheda, ha un'alimentazione che può andare da 7 a 32 volt, quindi magari se si ha un alimentatore o se si ha una tensione esterna. Ma per prima cosa, quindi, adesso andiamo a scaricarci l'applicazione EV Link da App Store o Google Play. A questo punto vado a scaricarla. Ok, la apriamo. Qui adesso dobbiamo andare a registrarci, dobbiamo andare a cliccare qua dove c'è scritto crei un nuovo account. Diamo tutti i nostri dati, possiamo mettere il nostro indirizzo email. Per iniziare la programmazione della scheda apriamo il nostro EV Link e qui vedete già un'altra scheda, ma per fare l'accoppiamento seguiamo accoppiamento rapido. Aggiungi un dispositivo, ma posso anche usarne più di uno. Schiaccio il tasto vicino ai relè per un po' di secondi finché non cambia il modo di lampeggiare del LED. A questo punto schiaccio prossimo sul mio cellulare. E parte la ricerca del dispositivo. Come vedete ci sono quattro voci in basso e piano piano, una volta che trova la scheda, le altre tre sono velocissime da programmarsi. A questo punto possiamo dedicare un nuovo nome alla scheda e destinarlo in una delle stanze oppure tutte, o crearne addirittura una. Ecco, questa è la scheda nuova. In questo momento la scheda appena accesa è impulsiva, cioè il relè scatta per un secondo e poi torna a riposo. Tutti e quattro. C'è la possibilità di farlo o tutto quattro oppure bistabile, cioè schiaccio si ferma, schiaccio si spegne. Come potete vedere l'operazione è stata molto semplice. Adesso andiamo a fare la programmazione. Con questo tasto si può cambiare lo stato dei relè. Come vedete prima si accendeva e si spegneva, adesso invece rimane fisso. Quindi se schiaccio si accende oppure se schiaccio si spegne. Il pannello intorno si accende e si spegne.
Qui mi dice che posso anche aggiornare il firmware di questa di questo sistema, di questo di questa scheda wifi, lo farò dopo. E comunque quello che mi interessava farvi vedere era la semplicità di utilizzo della programmazione, ma soprattutto come poi va programmato. Allora, in questo modo io posso accendere e posso spegnere una o più zone. Ho quattro tasti sotto che mi fanno l'accensione, lo spegnimento. Allora, ho un tasto che mi fa accendi tutto e un tasto che mi fa spegni tutto. Ho un tasto che mi fa un conto alla rovescia e un tasto di programmazione. Allora, di tutte le cose, forse il tasto di programmazione è quello che è quello più importante, perché è quello che mi dà più possibilità di gestire questa scheda. Entrando dentro, io posso aggiungere una programmazione, posso decidere intanto l'orario di attivazione, diciamo che si accende, posso dirgli che si accende alle 18 e 26 minuti, posso chiaramente variare l'ora e i minuti di accensione, ho la possibilità di decidere se deve accendersi solo più tardi, quindi se sono le 18 io potrei mettere le 19, quindi partire alle 19, oppure accendere per più giorni sempre a quell'ora, e posso decidere magari di mercoledì di non farlo accendere. Adesso li salviamo su tutti, salvo. A questo punto mi scrive ripeti tutti i giorni e aggiungo azione. Aggiungo azione vuol dire che potrebbe essere o on o off. Adesso gli diamo on, salvo. E poi posso decidere che canale andare ad accendere. Gli diciamo il canale 1 e salvo. A questo punto gli ho dato che si deve accendere, praticamente si deve accendere tutti i giorni alle 18 e 26 minuti. Il canale 1. Per salvare, per lasciarlo in programmazione totale, faccio salvo e ho salvato, come vedete, una prima programmazione. Se voglio utilizzarlo come irrigazione, per esempio, avrò bisogno di accendere un canale alla volta e lo spegnimento sempre dello stesso canale dopo magari 3 minuti. Come faccio? Vado a fare una programmazione ulteriore, gli do i 3 minuti di differenza, quindi da 26 passo a 29 o 30, quindi gli dico sempre tutti i giorni, salvo, aggiungo un'azione che in questo caso è off, e gli dico, adesso è già posizionato sul canale 1, quindi mi va benissimo. In questo modo io ho salvato due programmi dove mi dice il canale 1 si accende, e il canale 1 si accende sempre, il canale 1 si accende alle 18:26 e dopo 4 minuti si spegne alle 18:30. Posso eventualmente anche andare a spegnerli singolarmente, oppure posso andare ad attivarli, perché magari quella giornata piove e quindi per l'irrigazione non mi servono. Se voglio andare ad attivare un altro secondo canale, stessa operazione, lo diciamo che si accende alle 18:31 minuti, sempre tutti i giorni. Aggiungo on, mi va bene. Il canale, facciamo il canale 2. E poi salviamo. Quindi abbiamo, in questo caso, abbiamo canale 1 che si spegne, canale 2 che si accende alle 18:31. Adesso devo mettere lo spegnimento, quindi faccio 31, aggiungo, diciamo che alle 35 si spegne tutti i giorni, salvo, canale 2. E gli diciamo di spegnersi. Ecco il nuovo programma, 18:35, canale 2, off tutti i giorni. Se voglio
perché magari ho delle piante particolari, oppure se questa scheda io la utilizzo per accendere delle luci, potrebbe essere aver senso che magari questi due canali fanno le tapparelle, mentre magari un altro canale, il terzo canale, mi fa una luce. Voglio accenderla, quindi magari metto le 23 e 30, faccio che si accende il lunedì e il giovedì, che si accende il canale 3. Come vedete qua io ci ho segnato, ripeti, lunedì e giovedì si accende il canale 3 alle 23:30. Salviamo. E adesso andiamo a fare uno spegnimento alle 23:50. Ripeto una volta. Ecco, in questo momento si è attivato perché sono le 18:31 e quindi si è attivato il canale 2. Andiamo a spegnere lunedì e giovedì. Sempre il canale 3. Ok. Ecco, come vedete adesso in questo momento si è attivato da solo il canale 2 perché sono le 18:31. Fra 4 minuti questo relè si spegne. Oppure, come vedete, io ho l'accensione, mi dice che si è automaticamente acceso, volendo posso andare a spegnerlo. Oppure posso andare a interagire con gli altri relè indipendentemente. Qui ho anche una dicitura molto piccola, ma mi indica che ci sono 6 programmi attivi e quindi poi andiamo a vederlo. Mi dà l'indicazione con lo schermo bianco che c'è qualcosa di acceso. Posso andare a fermarlo schiacciando direttamente sul canale oppure spegnendo tutto. Se voglio andare a rivedere la programmazione, posso andare o a eliminarla, come dicevo, e quindi mi passa sotto perché non mi serve, oppure riattivarla. Se voglio andare a eliminarla, posso andare semplicemente schiacciando rimuovi in basso. Mi chiede se voglio confermare, quindi andiamo a cancellare tutte le nostre programmazioni. Quindi se volete usarlo come in un mio video che l'ho utilizzata questa scheda per fare un'irrigazione, potreste, una funzione di programmazione molto molto importante sarebbe quella di fissare un orario di spegnimento, cioè lo metto, di solito io ho l'irrigazione l'attivo la sera prima di andare a dormire e lo faccio manualmente, però ammettiamo che mi sbaglio, mi dimentico, mi addormento, allora io fisso sempre una situazione di programmazione per tutti i miei relè interessati di uno spegnimento. Quindi metterò, per esempio, faccio un esempio, alle 23:30, quindi ripeto tutti i giorni. Spegnimento canale 1, poi lo faccio anche per il canale 2, canale 2 off,
sempre le 23:30, o lo faccio 23:31 off, poi lo faccio anche per gli altri canali, quindi off canale 3 tutti i giorni. L'ultimo canale, off, canale 4. Ecco, questa procedura mi serve, questa programmazione, per essere sicuro che l'irrigazione non mi continuerà tutta la notte anche se io mi addormento. Cioè, se io di solito accendo l'irrigazione così alle 11, comunque sia, qualsiasi cosa succede, lui me lo spegne comunque alle 23:30 minuti, il canale 1, 32, 31, 32, 33 e gli altri. Questo può essere utile per prevenire di irrigare tutta la notte per nulla. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like e, detto ciò, buon lavoro. Se avete delle domande, lasciatele in descrizione. Buon lavoro a tutti e buon divertimento con il fai da te. Ciao a tutti.